si torna in campo al Pala Lavinium, esordio stagionale per lo United Pomezia quest'oggi davanti al pubblico, veramente in questioni ridotte per rispettare le norme vigente decretate dal punto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La più cordiale buonasera dal Pala Lavinium. United Pomezia sfiderà la Mediterranea Cagliari e parte in questo istante il match per Foyz, chiamato in causa Casu, si muove Eder, va a recuperare Paolini, la possibilità per andare a calcio alla rete, adesso arriva la prima occasione anche per lo United Pomezia. Paolini, De Simoni, vede subito il compagno di squadra De Cicco che fa molto movimento, prova a distegarsi, va verso Paolini e poi c'è la battuta a rete, c'è una deviazione. Armenia, prova Paolini con la possibilità, palla che schizza direttamente sul palo dalle retrovie. Paolini prova ad andare anche a calciare, pallone ribattuto, De Simoni che riceve poi in mezzo, il gol che sblocca il match, ci pensa Sandro Armenia ed è il gol che vale il vantaggio per lo United Pomezia. Bloccato da Savi, ancora Sanna e subito la possibilità, ma con Ferraro che smanaccia il pallone, il pericolo, la mette giù Rozzi. Adesso è ancora il recupero da parte dei giocatori sardi che vanno anche a colpire il palo con Lai, tecnico giocatore Eder, poi all'indietro ci prova ancora a Rice, smanacciato il pallone da Filippini. Konov, De Cicco prova a togliersi il suo avversario fino ad andare a calciare, colpire la traversa, palla che poi schizza fuori, si scambia ora con Armenia, De Simoni la finta con il corpo, si ne va molto bene, arriva sul fondo, la palla messa in mezzo, De Cicco, poi la palla ancora che danza davanti la rete, poco cinici Sanna in mezzo, è il pericolo, la palla che si alza, Sanna alza verso Foyz e poi il colpo da parte di Piccoi che cicca il pallone. Armenia vede Di Cicco, lo serve, ancora il controllo del pallone, la palla messa in mezzo, il gol del raddoppio di Sandro Armenia e per lo United Pomezia è 2-0. Il controllo poi subito riconquistato dal giocatore dell'United Pomezia e c'è Ferraro, ma ancora De Simoni con il pallone tra i piedi, all'indietro per Savi, il pallo dice di no, poi non c'è prosecuzione sull'azione, poi la palla in mezzo per Savi, sciupa, viene avanti sulla corsia di sinistra, poi subito la possibilità con il tiro da parte di Foyz, ribattuto da Filippini, ancora Pulvirenti, De Simoni gestisce, va via ad un avversario, va via all'azione, la palla messa in mezzo, Pulvirenti e c'è la tripletta dei rossoblu con Pulvirenti. Konov, si va a vedere Pulvirenti, ancora la palla in mezzo con l'alzata di Ferraro sul tiro di De Cicco, c'è la possibilità al pallone a De Cicco che lo controlla molto bene, fa salire anche tutta la squadra, Pulvirenti va a colpire la palla in mezzo, Paolini si gira ma c'era davanti a Setronci, Rozzi da terra, tutto regolare, poi se ne va De Cicco, è da solo, prova a seminare il palico, si ferma, prova anche a girarsi, c'è con Rozzi ma arriva il sigillo di De Cicco con il saluto ed è la quarta rete per lo United Pomezia senza però produrre effetti positivi, il colpo di testa di De Simoni verso Cenicola. Armenia, la finta De Simoni per Armenia che alza troppo, va via De Simoni, vede l'arrivo di Armenia e c'è Ferraro,
la distanza da parte di Piccoi, c'è la partenza, il tiro e la palla che finisce in rete per il gol di Piccoi della Mediterranea Cagliari. De Simoni dalla parte opposta, c'è Rozzi, l'imbucata, la spaccata da parte di De Simoni, c'è il fischio, parte ancora Piccoi e questa volta Michael Filippini neutralizza, si distende ma non c'è più tempo per andare avanti, anche perché arriva il triplice fischio finale dei signori Milardi della sezione di Pescara e Ser Filippi della sezione di Pesaro, che hanno diretto questo match qui al Pala Lavinium, terminato con la vittoria dello United Pomezia per 4 reti a 1.